Lunedì 3 ottobre 2011, dunque benvenuti a questo primo appuntamento con Contatto, il nuovo telegiornale che facciamo in diretta col commento delle notizie principali e anche col coinvolgimento delle persone all'esterno. Però io oggi, essendo una prima puntata, vorrei intanto concentrarmi dunque su quello che raccontano inizialmente i giornali e su forse che tipo di messaggi intendono dare. Vorrei farlo cominciando subito intanto partendo da un documento storico che riguarda la Lega Nord, visto che la Lega Nord pare essere determinante in questi giorni per la tenuta del governo e al suo interno, non dimentichiamolo, ci sono delle liti sulla linea da prendere, delle scissioni che dunque segnano il dopo Bossi. E a tal proposito, proprio di Bossi, vi propongo appunto un documento storico che lo ritrae ai tempi in cui ancora era un capo carismatico di partito. Alla cooperazione, alla tolleranza e alla pace tra i popoli della terra. Noi oggi rappresentiamo qui riuniti l'ultima speranza che il regime coloniale romano che opprime la Padania possa presto finire. Noi, popoli della Padania, poiché il coraggio e la fede di chi ci ha preceduto nella lotta per la libertà dei popoli sono nostro retaggio e debbono indurci e farci irrevocabilmente carico del nostro destino, poiché vogliamo che i nostri atti siano guidati dal rispetto che dobbiamo noi stessi, ai nostri avi e ai nostri figli, poiché riconosciamo l'inalienabile potere sovrano di ogni popolo a decidere liberamente con chi stare, come e da chi essere governato, poiché affermiamo il nostro diritto e la nostra volontà di assumere i pieni poteri di uno Stato, prevalere tutte le imposte, votare tutte le leggi, firmare tutti i trattati. Allora, poiché la Padania sarà tutti coloro, uomini e donne che la abitano, la difendono, la riconoscono, e poiché costoro siamo noi, poiché è infine giunta l'ora di avviare la grande impresa di far nascere questo nuovo paese che noi battezziamo oggi con il nome di Padania, in nome e con l'autorità che ci deriva dal diritto naturale di autodeterminazione e dalla nostra libera coscienza, chiamando per voce dalle nostre libere istituzioni l'insegnamento di amore per la libertà e di coraggio dei padri padani. A testimone dell'onestà delle nostre intenzioni, noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una repubblica federale indipendente e sovrana. Questo dunque è Umberto Bossi del 15 settembre del 1996, era a Venezia 15 anni fa, prima che si in qualche modo vendesse a Berlusconi, prima della famosa cena di Arcore, quando ancora Bossi contava qualcosa nell'agone politico, era un pochino temuto, ma soprattutto aveva già alle spalle un'esperienza di governo, aveva già fatto cadere Silvio Berlusconi 2 anni prima. Ebbene, questa è la Lega di quegli anni. Oggi abbiamo invece una Lega totalmente cambiata e soprattutto abbiamo delle rivelazioni su un argomento che è sempre stato un po' un tabù e anche oggetto di querele, ossia: qual è stato il patto che ha unito Bossi a Berlusconi, da mafioso di Arcore è diventato il suo miglior alleato? Ce lo svela o lo ha svelato da Lucia Annunziata, il direttore della Padania, che è il quotidiano di partito e che è Gigi Moncalvo. Se i leghisti non aprono la discussione al loro interno e non ci fanno capire che cosa sta succedendo, noi testimoni ce li prendiamo. Noi testimoni ce li prendiamo dove possiamo. Gli storici e i giornalisti continuano a domandarsi, al di là delle questioni quotidiane che sono etiche, perché votare un ministro inquisito, no, eccetera, eccetera, se c'è un patto al fondo di questo rapporto di ferro tra Berlusconi e Bossi. Di questo patto si è parlato, non ne parla nessuno però. Tu ne sai qualcosa? Dunque, questo patto, secondo alcuni, è un vero e proprio contratto stipulato davanti a un notaio, quindi con una dazione Secondo e che alcuni o anche prevede. secondo te?
secondo me anche, perché c'è un fatto molto importante. Questo contratto, mettiamolo tra virgolette, viene datato gennaio 2000, cioè alla vigilia, un anno prima, 12 mesi prima delle elezioni politiche del 2001, in cui Bossi e Berlusconi si sarebbero presentati alleati e hanno poi sconfitto il centrosinistra. Perché è confermato da un fatto indirettamente? Poiché a giugno dello stesso 2000, quindi 6 mesi dopo in cui questo contratto sarebbe stato firmato, c'è una lettera dell'allora amministratore, del tesoriere di Forza Italia, Giovanni Dell'Elce, il quale scrive alla Banca di Roma e dice, su carta intestata di Forza Italia, e questa cosa fu scoperta da Mario Calabresi, allora lavorava a Repubblica, che la scrisse l'attuale direttore della stampa. L'attuale direttore della stampa, che riprodusse anche questo documento, Dell'Elce, il tesoriere di Forza Italia, diceva alla Banca di Roma, alla famigerata Banca di Roma, secondo la Lega, per dire, no? Diceva: attenzione, noi siamo fideiussori, firmiamo una fideiussione per 2 miliardi di lire, allora c'erano le lire, a favore di qualunque debito la Lega abbia, e quindi siamo in una dazione di denaro in pratica, poiché c'è un partito che per la prima volta nella storia della Repubblica firma una fideiussione a favore di un altro partito. E queste dichiarazioni del direttore della Padania dovrebbero certificare la vendita di questo partito e dunque anche il baratto dei propri valori, dei propri fini alle sole esigenze di Berlusconi. Una fideiussione di 2 miliardi. Sono quei 2 miliardi che per anni sembra siano stati 70, proprio perché la Lega, sapete che veniva da guai finanziari anche con la Credi Euronord, e è sempre rimasto questo dubbio secondo il quale Berlusconi avrebbe un pochino pagato i debiti, un po' come avrebbe fatto con il pugliese Tarantini, piuttosto che, insomma, dazioni di denaro come ci ha abituato appunto Berlusconi. Fermo restando che il beneficio del dubbio è sempre che sia utile mantenere, io passerei a questo punto ai giornali, perché ovviamente la notizia e la visibilità che i giornali danno come primo argomento è proprio legato alla legge elettorale. Dunque, scontro sul voto anticipato, dice Repubblica, Calderoli gela Maroni, casini alle urne, Berlusconi pensa a un nuovo partito. Questo è l'oggetto del contendere, perché si è appunto ci si è accorti del risultato di questo 1.200.000 firme con le quali altrettanti italiani chiedono un referendum per cambiare la legge elettorale, il famoso porcellum che oggi lo stesso Calderoli sconfessa dopo averlo ammesso candidamente da Mentana, come ricorderete. Non vi ripropongo il video perché è famosissimo e tutti l'abbiamo visto, in cui diceva candidamente: quella legge lì è una porcata che di fatto è servita con dei numeri finti a darci delle maggioranze bulgare che poi non si sono rivelate efficaci per poter condurre una politica di governo coerente. Ebbene, oggi lo stesso Calderoli sconfessa questa legge e, come nel miglior stile berlusconiano, cosa fa? Dà la colpa agli altri, per cui sui giornali troviamo storie di ricatti secondo i quali Calderoli e la Lega avrebbero accettato questo porcellum per cedere a dei ricatti imposti da Berlusconi, che voleva il maggioritario, da Casini e anche da altre figure. E proprio dall'UDC di Casini vengono le dichiarazioni abbastanza inusuali da uno dei suoi lestofanti, Rocco Buttiglione, che appunto ai giornali dichiara che praticamente Calderoli è un filibustiere, dice un vecchio filibustiere Calderoli, perché nega che l'UDC abbia mai ricattato la Lega Nord per questo porcellum, e quindi si parla di Mattarellum, quindi un ritorno a un voto un pochino più rappresentato e rappresentativo. Però rimane il tema appunto anche della scelta dei candidati, e a tal proposito il ministro La Russa, assieme al ministro Romano, salvato dall'arresto nei giorni scorsi, che è ministro dell'agricoltura, sapete che è inquisito per mafia e è stato salvato dall'arresto, anche lui d'accordo con La Russa per eventualmente introdurre una sorta di porcellum rinnovato, ossia i partiti decidono la scalata dei candidati e solo per quelli bisogna mettere la preferenza. Dunque aprono la preferenza, però insomma cercano di garantirsi il futuro sempre nei palazzi. Dunque, questo per quanto concerne la prima pagina di Repubblica. Il Corriere apre con l'argomento che riguarda, vado a prendere la prima pagina,
pagina 1, eccola qui, perfetto. E dunque il Corriere come apertura dà spazio anche lui alla legge elettorale e soprattutto c'è appunto un editoriale di Giovanni Sartori che ha per titolo La nave sbanda, chi è al timone? E sostanzialmente Sartori dice che nessun referendum può ripescare una precedente legge elettorale, l'Italia rischia la bancarotta e Umberto Bossi da solo sa solo sguainare la sua sciabolina di latta. Il centrodestra regge malgrado Berlusconi, che appunto perde lui come persona, mentre Di Pietro e Vendola, secondo Sartori, sono controproducenti per la sinistra riformista e moderata che ha perduto la sua vecchia ideologia senza riuscire a rifondarsi. E poi scrive Sartori in chiusura: io ho conosciuto bene, data la mia età, la Prima Repubblica, allora protestavo, ma la Seconda Repubblica è stata incomparabilmente peggiore. Queste le parole quindi di Sartori, che viene ritenuto uno storico attendibile, in prima pagina sul Corriere questo oggi scrive, e poi ovviamente c'è tutto lo strascico di reazioni a catena dovute a questo cambio di legge elettorale. Intanto Napolitano dice Costituzione da consolidare, nuovo richiamo all'unità nazionale, la Costituzione va amata e consolidata, dice nel messaggio inviato al sindaco di Marzabotto, appunto nell'anniversario dell'eccidio nazifascista, Gentilini, sapete l'ex sindaco di Treviso che ne ha dette di tutti i colori anche sui Rom, non più tardi di un anno e mezzo fa disse che i bambini dei Rom andavano eliminati. Dunque Gentilini assieme al sindaco di Verona Tosi in un'intervista all'Unità dà ragione a Napolitano dicendo: è vero che la Costituzione impedisce la secessione, se no crolla tutto, si va alla guerra civile, non può essere il nostro obiettivo, la nostra via maestra resta il federalismo. Dunque queste dichiarazioni cosa confermano? Confermano che la Lega va a ricavalcare il discorso della secessione dopo che in più occasioni è stato sconfessato e in più occasioni è stato ripreso l'argomento. Vi do anche la prova perché i giornali comunque nei loro archivi danno notizia, c'è una dichiarazione di Bossi del 2003-4 dicembre che dice: o il federalismo o sarà secessione dura, promessa di 9 anni fa. E poi ancora Bossi rispolvera la secessione, dovremmo fare la marcia su Roma, e questo articolo risale all'ottobre del 2006 in un comizio vicino a Venezia. E poi ancora potremmo riesumare la secessione con questo primo affaccio su internet del 98, la Lega cambia indirizzo su internet maipiu.it, e infatti la promessa l'hanno mantenuta perché sostanzialmente la Lega Nord, il sito principale è sul dominio.org e poi molti loro deputati e molti loro rappresentanti hanno dei siti internet con estensioni diverse dal .it. Dunque la secessione è un argomento che viene riesumato in questi giorni perché c'è la consapevolezza che la crisi economica è di una portata soprattutto imprevedibile. I governi si rendono conto che internet è un formidabile mezzo di aggregazione sociale senza precedenti, dunque in pochi minuti col peer-to-peer i cittadini sono in grado di potersi organizzare e scendere in strada, e dunque tutto questo preoccupa ovviamente le istituzioni, simbolo di questa protesta crescente e che soprattutto preoccupa il mondo, è questa discesa in strada da parte di centinaia, per non dire migliaia, di militanti, di cittadini di tutte le estrazioni sociali a New York. The focal point of a growing protest against Wall Street Saturday. Hundreds of demonstrators headed across the Brooklyn Bridge. Allora scusate se ho interrotto il video perché l'ho mandato appunto in full screen, vediamo se riusciamo a riprendere queste immagini che sono riprese dall'Associated Press, vediamo se si impalla. Comunque sono le immagini che propongono le manifestazioni che si sono svolte a New York sul ponte di Brooklyn fino a Wall Street. It turned into a confrontation with police. Hundreds of protesters were arrested. Others yelled at police from the walkway above.
Police say the majority of those arrested were given citations for disorderly conduct and then released. Saturday, there were similar protests in other cities, including Boston, Los Angeles, and Albuquerque, New Mexico. For nearly 2 weeks, the group Occupy Wall Street has camped out in a plaza in New York's financial district. During that time, turnout has varied, but the numbers have reached as high as a few thousand. And a core group of about 200 people have stayed on the streets, camping out throughout the week. Sophia Manos, The Associated Press. Queste dunque le scene viste negli Stati Uniti, dunque area di secessione anche nel mondo, perché i cittadini si stanno in qualche modo separando dal mondo dei banchieri e quindi rinfacciano tutte le bugie che sono state propinate loro dal mondo politico, ovviamente in combutta con le banche, il mondo delle banche. La Lega Nord, dicevo, ha questo fiuto, come del resto molti di noi hanno capito un po' l'andazzo e che insomma la crisi economica può portare davvero a considerare una disgregazione sociale senza precedenti, e da questo punto di vista una delle roccaforti della Lega, che è Brescia, ha nominato il suo nuovo segretario provinciale, che è il vice sindaco di Brescia, che si chiama Luca Rolfi. E la notizia è, diciamo, da sottolineare dentro il partito, perché questo ragazzo di 34 anni ha sconfitto Mattia Capitanio, l'altro candidato sostenuto dal Trota, cioè il figlio di Bossi, in quella Brescia in cui il Trota è stato candidato ed è stato eletto in consiglio regionale in Lombardia con 13.000 preferenze. Evidentemente molti militanti della Lega Nord si sono resi conto, forse anche del fallimento, insomma, e dell'inutilità di questa elezione, almeno per ora, benché non vogliamo riproverare nulla al Trota, cioè a Renzo Bossi, ma effettivamente è un ragazzo di 20 anni che a quanto pare non dimostra di avere spessore politico. Comunque gli auguriamo ovviamente una felice carriera politica. Ciò non toglie che insomma a Brescia questo disappunto è stato colto, e dunque questo Fabio Rolfi, vice sindaco di Brescia, di quel sindaco che è Paroli, che ha tra l'altro accomunato le due cariche, cioè è anche deputato con il PDL, ebbene questo vice sindaco l'ho trovato su internet, sentite qualche sua dichiarazione così potete rendervi conto di che tipo di persona è appunto Rolfi. Tanti anni di governo e di responsabilità ti portano a volte ad annacquarti e ad apparire agli occhi della gente come gli altri. Questo è il rischio che dobbiamo evitare di concretizzare e anche di accarezzare proprio. Credo che oltre a governare nel senso della responsabilità istituzionale, quindi le manovre finanziarie, il risanamento dei conti pubblici, scelte impopolari difficili che paghi quando si governa in momenti di crisi, chiedendo sacrifici agli italiani, paghi. La storia della politica è questa, e qualsiasi governo di destra o di sinistra fa questo, facilmente perde le elezioni. Non sto dicendo che le perderemo nel 2013, però è evidente che c'è più difficoltà governare un momento di crisi internazionale che governare quando invece puoi spendere quello che vuoi. Detto questo, io credo che la Lega Nord, per la sua genesi, per la sua storia e per il suo obiettivo, debba anche avere la capacità di rimanere se stessa, quindi governare quando è chiamato a governare, ben sapendo che ha un insediamento, una forza elettorale, un radicamento che io credo la renderà anche nell'eventuale Terza Repubblica sempre determinante negli equilibri politici, e a maggior ragione per questo debba rimanere se stesso. C'è un partito a vocazione padana, a vocazione territoriale, con un obiettivo ben chiaro, che è quello appunto della costruzione della Padania. Stupisce che oggi ci sia un presidente di regione democristiana come Formigoni che parla apertamente di macroregione padana, quindi fondere 3-4 regioni del nord, progetto che qualche decennio fa Gianfranco Miglio aveva accarezzato, venendo definito un pericoloso avversivo per lo Stato. I tempi cambiano, le idee che hanno buon senso rimangono, e le idee, e come diceva qualcuno, non ci sono idee troppo anticipo nei tempi, ma idee che aspettano il loro tempo. Ecco, noi dobbiamo essere pronti per quel tempo, e per non perdere la fiducia dei padani occorre non troppo smarrirsi.
Ecco, queste le dichiarazioni dunque di Luca Rolfi, che lo ricordiamo è stato nominato segretario provinciale a Brescia, nella stessa provincia di quella Monica Rizzi che rappresenta la Valle Camonica, che è finita sotto la lente della magistratura perché sospettata di aver realizzato dei dossier a carico di alcuni militanti leghisti che insidiavano la leadership del Trota ai tempi della campagna elettorale alle regionali. Dunque la Monica Rizzi non è stata ben vista perché è stata criticata al congresso della Lega. Lo ricordiamo, Brescia è una delle culle assieme a Bergamo di questo partito, dove ha riscosso davvero delle percentuali bulgare, dove ci sono decine di sindaci che governano e che molti di loro sono contro la politica della Lega Nord, del patto di stabilità, e dunque ecco la scissione tra i bossiani e i maroniani. Ecco, questo Rolfi è considerato uno dei maroniani. Vi propongo un altro piccolo intervento che questo ragazzo fece nel 2009, l'intervista di prima era stata ripresa dal canale Radio Vera Brescia, pubblicata su YouTube. Questo invece è uno straccio del suo discorso alla, diciamo, a una convention della Lega Nord, dicevo, di 2 anni fa. Il teatro con la rivoluzione transalina, oggi si apre la stagione politica per il 2009-2010, grazie agli obiettivi che oggi Bossic ci dirà di seguire, e tutti seguiremo come sempre nella prossima stagione politica. Quindi se vai territorializzati, identità regionali, federalismo completo, sicurezza che abbiamo raggiunto, dato le nostre città, grazie al ministro Maroni, un ministro che ha dimostrato non solo di avere le palle, ma anche che le leggi vanno scritte e vanno fatte rispettare. Finalmente, grazie all'azione della Lega, al governo, beh, non è una novità, lo sappiamo, c'è soltanto un albergo in tutta la penisola che è vuoto, ed è l'albergo del centro di espulsione di Lampedusa, grazie all'azione della Lega Nord, del ministro Maroni, che con coraggio, con determinazione, rispondendo infatti all'azione dell'Europa, con le lobby cattocomuniste che vogliono che il nostro paese sia sempre la terra del Ben Godi, ha respinto e ha fermato le carrette del mare dei futuri delinquenti, dei futuri spacciatori, dei futuri stupratori, perché questo purtroppo sono queste persone che entrano nelle nostre coste. Ma non so... Ecco, avete sentito, futuri stupratori, futuri violentatori, riferito agli stranieri, ai disperati che arrivavano con le carrette e che arrivano tuttora con le carrette a Lampedusa. Dunque questo per darvi l'idea anche dell'impronta razzista di un discorso di questa portata, e dunque, pur essendo maroniano, Rolfi si conferma di fatto sulla stessa linea della Lega Nord, che è sostanzialmente una linea conservatrice che, per, diciamo così, difendere tra virgolette le tradizioni, impone la secessione come strategia di isolamento, ma soprattutto per ovviamente per la tutela economica degli interessi. Poi qui dovremmo aprire un'altra parentesi sull'efficacia o meno e su quanto la secessione della Lombardo-Veneto potrebbe essere efficace in un'ottica futura economica, però al di là di questo, l'impronta e la matrice che questo militante della Lega dà è sostanzialmente un'impronta razzista. Ecco, io non so se Maroni abbia questo tipo di idee, però insomma questo emerge. Tutto questo quadro, dunque secessione come elemento fondante della Lega, inizialmente come elemento riassumato in questi giorni, proprio per la crisi economica, per la quale ovviamente c'è preoccupazione. Abbiamo detto, i giornali continuano a sottolineare l'importanza di questa crisi. Intanto oggi in prima pagina troviamo che Atene taglia 30.000 statali, ma manca il target di bilancio. Atene, capitale della Grecia, c'è intesa sul piano di riduzione per questi 30.000 dipendenti, ma i conti pubblici peggiorano. Nel paese ellenico, a soli 2 mesi dall'accordo internazionale di salvataggio da 110 miliardi di euro dalla Grecia, ci sono troppi deficit e poca crescita nelle stime esaminate dai funzionari della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea. Poi nel successivo Consiglio dei Ministri, che ha preparato le carte che oggi saranno votate al Parlamento di Atene. Sempre oggi, in una riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles, visionerà identiche stime per aggiornarsi di qualche giorno a una seduta straordinaria in cui sarà deliberato l'invio della nuova tranche di aiuti da 8 miliardi e mezzo al Paese. Tra le 2 riunioni dei ministri delle finanze europee giungerà il parere dei tecnici della Troica. Tuttavia appare scontato che i fondi arriveranno, perché senza il Paese appunto non saprebbe pagare gli stipendi e andrebbe subito in default. Dunque il default è ormai certo per la Grecia, diciamo che i giornali ne parlano, come vedete si cercano strategie ultime, sembrano quasi tutte pantomime, ma a quanto pare non c'è più la disponibilità e non è più neanche efficace continuare a
come dire, iniettare miliardi o milioni a paesi che di fatto non hanno la possibilità e la capacità di imporsi delle politiche anche adeguate per poter far fronte al debito, ma soprattutto denotano il crollo di questo modello di debito. E questa mattina, mentre sto registrando, siamo a cavallo di mezzogiorno, il Corriere Online scrive in prima pagina che la Fiat dal 1 gennaio andrà via da Confindustria e il titolo va subito giù a Piazza Affari. Dunque la notizia di questa secessione, ecco, diciamo così, da quello che è un po' il simbolo Confindustria, che rappresenta contro i sindacati gli interessi degli industriali, tutte le imprese, bisogna capire che segnale sia questo della Fiat che esce da Confindustria, se è un segnale anche che vuole andare a favore del Premier, visto che Confindustria con la Marcegaglia da giorni sta attaccando, anzi da mesi sta attaccando Berlusconi al punto di mandare, vi ricorderete, Nicola Porro, vice direttore del giornale, di telefonare al portavoce, anzi l'addetto stampa della Marcegaglia, e quasi ricattarla al telefono, dirle: se si rompe ancora i coglioni noi le faremo un pezzo che sul giornale le romperà le scatole. Vi ricorderete la vicenda affossata che quasi tutti hanno dimenticato? Dunque la Marcegaglia contro Berlusconi e la sua politica di governo irremovibile di fronte appunto alla sostanziale paralisi di questa economia. Dunque io non so che segnale voglia dare con questa uscita da Confindustria al momento in cui leggo questa notizia. Certo è che il PDL, in vista di una fine di governo, quindi in vista anche che del fatto che la Lega possa togliere ossigeno, tenta un blitz per una legge sulle intercettazioni, che come sapete sono un po' uno degli obiettivi di Berlusconi, cioè impedire che si sappia cosa i politici dicono al telefono, e tutto questo ha provocato già molte discese in piazza, numerose discussioni. Di fatto non si è ancora fatto nulla contro le intercettazioni ed è dura pensare che la Lega Nord possa appoggiare una legge di questo tipo, visto che andrebbe ovviamente a svantaggio di tutti, insomma, il diritto di essere informati su quello che fanno i politici, quello che accade nel mondo pubblico appunto che i politici stessi rappresentano, ma soprattutto sarebbe una legge anche disattesa, cioè a cui tutti i giornalisti con la schiena dritta dovrebbero disobbedire, e sono convinto che disobbedirebbero. Dunque un blitz in aula con una crisi economica di questa portata, ormai fuori controllo, solo per le intercettazioni, denota ancora una volta l'interesse ad personam di Berlusconi e tutta la personificazione attorno a Berlusconi e dei suoi interessi, di questa classe politica screditata, incompetente e spesso anche collusa col malaffare. Tutto questo è, secondo me, l'argomento di punta e che deve farci rendere conto che anche l'Italia dunque va verso la via del default, in quanto non ci sono provvedimenti adeguati per l'economia. I giornali tentano di parlarne, anche se oggi, essendo lunedì, rimane l'argomento principale, quello del referendum, in una mattinata in cui, ricordo, c'è anche il processo Ruby. Berlusconi era atteso in aula, non si è presentato, si è presentata invece Nicole Minetti, che è imputata in un altro stralcio del processo assieme a Fede Amora per induzione alla prostituzione. Ricordiamo che Berlusconi deve rispondere in aula di concussione per aver indotto un suo sottoposto, di fatto, cioè un poliziotto, a venir meno alle disposizioni di un magistrato che aveva raccomandato di mandare Ruby Rubacuori in una struttura protetta in quanto minorenne, in quanto in giro senza documenti, in quanto presa per furto. E dunque Berlusconi, che ha chiamato la questura e che ha fatto mandare la Minetti a prelevare questa ragazza per consegnarla a una prostituta, dunque di questo parliamo per quanto riguarda il Premier, oltre che ovviamente prostituzione minorile, perché avrebbe dato migliaia di euro alla minorenne Ruby, ma non soltanto, perché c'è anche Iris Berardi che pare fosse minorenne e andasse in bunga bunga. Dunque tutto questo si configura in un reato di prostituzione minorile e i magistrati vogliono dimostrare in aula a Milano che Berlusconi è colpevole di questo reato. A difenderlo in aula ci sono due deputati, Piero Longo e Niccolò Ghedini, che sono entrambi soci di uno studio di avvocati di Padova e che, anziché essere in aula a legiferare e a occuparsi di crisi economica, sono nell'aula di un tribunale per difendere da un reato di prostituzione il capo del governo. Ecco, tutto questo per farvi capire un po' in che clima ridicolo siamo qui in Italia, e soprattutto
per renderci conto, insomma, ancora una volta, che non ci sono segnali di ripresa, non ci possono essere segnali di ripresa in un paese così governato in questo modo. Voglio proporvi delle immagini, intanto, che ho strapolato ancora da internet e che riguardano una riunione di piazza, come vedete, lì si vedono sventolare le bandiere della Grecia. E queste immagini risalgono praticamente al 2004, cioè a quando la Grecia entrò nell'euro. Questi sono tutti i greci in piazza che festeggiano l'annessione all'area europea e dunque di fatto salutavano la dracma e entravano appunto nell'area dell'euro. Dopo 7 anni sappiamo appunto che fine sta facendo purtroppo la Grecia. In una giornata in cui arrivano anche segnali internazionali di una certa portata, nel senso che abbiamo il premier David Cameron in Gran Bretagna che parla sostanzialmente e raccomanda che l'euro non cada perché altrimenti ci sarà, ha fatto capire, una guerra e anche il mondo andrà totalmente in panne, perché una recessione di questa portata potrebbe portare alla guerra, e questo ci insegna la storia. Ma più che altro io credo che la paura sia di quella classe che Cameron rappresenta e che di fatto è la classe dei cosiddetti politici vecchio stampo, che credono di rilanciare l'economia semplicemente fondandola sui vecchi concetti economici. Ossia, lui dice: io voglio adesso costruire 200.000 case così do lavoro a tanti operai britannici che sono disoccupati. Ecco, io questo credo che non sia una politica efficace, ma la politica va rivista sotto un altro aspetto, con una un'economia meno drogata e un attimino meno attenta ai banchieri. Mondo delle banche, a cui è anche vicino quel famoso Luca Rolfi, che vi dicevo, questo segretario di Brescia della Lega, perché lui sul suo sito ufficialmente è un professionista nell'ambito della consulenza finanziaria, e quindi non so che tipo di relazione abbia la sua professione con le preferenze nel partito. Certo è che anche Rolfi è un accumulatore di cariche, o è comunque implicato nella cosiddetta parentopoli della Lega Nord, perché la moglie è consigliere circoscrizionale a Brescia Nord ed è anche consigliere a Concesio, che è un comune vicino, e dunque, voglio dire, questo non so quanto eticamente possa far piacere. So che comunque io mi riferisco sempre a quella Lega garantista che non voleva i doppi incarichi e che quindi andava ad attaccare tutti questi poltroni di Roma, della Roma ladrona, e oggi abbiamo militanti leghisti conclamati e invocati, che appunto hanno questi doppi incarichi o hanno questi inciuci, diciamo così, familistici. Sto mischiando gli argomenti per dare una logica a questa puntata, cioè crisi economica, presa di coscienza di un partito, la Lega che riesuma un suo vecchio concetto, cioè quello della secessione, per cavalcarlo politicamente affinché alcuni suoi militanti possano avere un potere un domani. Dall'altra parte c'è Berlusconi, che rimane lì dov'è con tutta la sua claque per risolvere le sue questioni giudiziarie, sapendo che il paese è fallito, comunque non fa nulla, pensa solo alle intercettazioni per andare avanti, e tutto questo in un clima totalmente incerto, dove in Europa ci si preoccupa dell'euro, perché l'Italia è determinante per le sorti dell'euro, a parte la Grecia, perché se crolla l'euro si va in guerra. Questo è il messaggio che ci sta arrivando sostanzialmente dall'estero. In guerra con chi? Con i cittadini? Wall Street può già essere considerato un focolaio di guerra? Le discese in piazza che abbiamo visto in Tunisia, in Egitto e in tutti questi paesi dove i vecchi rais sono stati praticamente spodestati, sono segnali di un cambiamento in meglio o in peggio? Saremo costretti a rivivere una guerra stile anni 40, cioè quando la rete non c'era e quando i cittadini non potevano mobilitarsi in rete, oppure oggi siamo abbastanza maturi per renderci conto e per riorganizzarci in contesti territoriali limitati, senza più leader politici, ma in cui i leader siamo tutti noi e possiamo pensare, diciamo così, alla valorizzazione della nostra economia e anche del nostro essere cittadini? Non lo so. Questo è il quadro che viene fuori da questa giornata. In una giornata sempre in cui si parla anche di Lombardia, in cui, finito Berlusconi, c'è lo spettro di qualcosa che sembra essere peggio di Berlusconi, ossia Comunione Liberazione, che è questa setta che ha messo le mani nella sanità
e che ha in Roberto Formigoni il suo massimo leader massimo e che si propone a essere, a voler fare il premier per eventuali prossime elezioni nel 2012, e però deve fare anche i conti Formigoni con il fatto che in settimana è atteso il pronunciamento, la sentenza sulla vicenda delle firme false che riguardano due liste in Piemonte che hanno permesso a Cota, Lega Nord, di governare il Piemonte, con il clan dei Giovine, papà e figlio, che hanno falsificato le firme, e quindi questo è stato assodato, sono già stati condannati, e dunque ora bisogna capire se i voti presi da queste liste di firme false, che sono state determinanti per l'elezione di Cota, vadano tolte, e quindi in tal caso Cota andrebbe in minoranza e allora si tornerebbe a elezioni, perché se la sentenza fosse a favore quindi di questa ipotesi, anche in Lombardia dovremmo parlare di elezioni anticipate regionali, e quindi anche in Lombardia potremmo ritornare ovviamente alle urne, e sarebbe un ulteriore smacco per Formigoni, che con la sua lista, lo abbiamo già saputo tramite i radicali, ha presentato una lista di firme false. Ecco, allora forse per mettersi con le mani avanti rilascia interviste ai giornali cercando di proporsi come possibile candidato premier. Perché? Perché dopo Berlusconi c'è il timore che qualcosa di peggiore ci sia, cioè Comunione e Liberazione. Chiudo questa rassegna di oggi con uno sguardo veloce alle prime pagine di altri giornali nazionali. Comincio con il Giornale, che apre con le mani in tasca a Silvio, assalto giudiziario, oggi riprende il processo numero 26 riferito a Ruby, le condanne zero, dice il Giornale, in aula 132 testimoni, 100.000 intercettazioni, e questa è una grandissima bufala, perché le 100.000 sono le conversazioni di poche decine di persone intercettate, le vittime zero, beh, tutto questo da stabilire, non mi sembra che sia vero, perché le vittime paiono essere quelle ragazze che, disperate, pur di avere quattro soldi, cedono e trovano nel capo del governo un bancomat sicuro dal quale prendere soldi a gogo, e ovviamente sono disposte a tutto. L'accanimento dei PM è già costato a Berlusconi 1 miliardo, equivalente al guadagno di 25 anni del suo lavoro, così apre appunto il Giornale. A centropagina, mentre la Lega si divide sulla legge elettorale, questo referendum è una truffa, impedirà di governare, secondo Marcello Veneziani, perché ovviamente Veneziani parteggia per il cosiddetto bicameralismo fondato su questa legge Porcellum, che con i numeri illegali dà delle maggioranze bulgare, dovrebbe quindi garantire sui numeri falsi stabilità di governo maggiore. E poi il Giornale, vale la pena ricordarlo giusto perché quella famosa rubrica, secondo me inutile, di Francesco Alberoni, quella che per anni è stata ospitata tutti i lunedì sul Corriere, da oggi arriva sul Giornale con l'articolo del lunedì, non si chiama più Pubblico e Privato, ma si chiama L'articolo del lunedì, e oggi scrive: amore è stare divisi dentro la stessa bolla. Il Foglio di Giuliano Ferrara apre con il dopo Cavaliere è nelle mani dei cattolici, questo a conferma di quello che vi dicevo, ossia il pericolo che Comunione e Liberazione possa in qualche modo prendere il posto di Berlusconi, e questa setta che ha le mani in pasta nella sanità lombarda, e non soltanto, ma anche in Calabria, molti suoi, ricordiamo, capi sono stati indagati, mi viene in mente Saladino in Calabria, che era, come dire, oggetto di attenzione da parte dei magistris, che se la faceva con Mastella al telefono, ricordate, e poi altri, insomma lo stesso Formigoni in Lombardia, cosa rappresenta, cosa c'è dietro il voto di Formigoni, dovremmo davvero capirlo. Fatto sta che in Lombardia paghiamo tasse da anni, non abbiamo servizi e rischiamo di avere gli ospedali sempre più sguarniti, pubblici, e dover ricorrere alla sanità privata per poter avere un servizio. Ebbene, il Foglio lo dice oggi in prima pagina, e a fondo pagina dice: Berlusconi non è il Presidente del Consiglio, è Berlusconi. E questa è una grande verità, perché dovrebbe quindi farci riflettere e farci capire che Berlusconi è come gli altri, dunque uguale anche di fronte alla legge. Chiudo questa rassegna di oggi con quello che dice il Secolo XIX, che apre con muro contro il referendum, voto anticipato, Lega e PDL stoppano Maroni, ma soprattutto la notiziola che c'è a fondo pagina, Ivano Fossati, l'addio alla carriera artistica, dice: a 60 anni mi fermo qui perché non sono più motivato e temo che con ogni giorno che passa di non trovare più quello stimolo giusto per, come dire, continuare a scrivere canzoni. Una notizia che molti possono anche così prendere
alla leggera, però io ricordo che Fossati rappresenta un po' la sinistra e ricordo che uno dei suoi motivi, che era la canzone popolare, fu in qualche modo l'inno dell'Ulivo e che doveva rappresentare la sinistra nuova rifondata, non più inciucista, che invece purtroppo si è rivelata fallimentare con molti suoi pigmalioni e anche capi che si sono rivelati dei collusi, dei corrotti o comunque finiti sotto inchiesta per vicende molto simili al mondo berlusconiano. Da un lato Frisullo in Puglia, per arrivare a Del Turco arrestato in Abruzzo, ex governatore del PD, passando da Bassolino in Campania per quanto concerne il processo dei rifiuti, per arrivare poi a Filippo Pinati in Lombardia. E con oggi, con questa area di guerra che alimenta purtroppo gli equilibri europei e non soltanto, vi saluto e vi do appuntamento, spero a questo punto a domani. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da dire.